Diamo seguito a quanto dicevamo la volta scorsa sul mistero dell'iniquità che contrasta il mistero della salvezza. Mistero d'iniquità che opera in mezzo a noi, in mezzo al mondo, perché il maligno, che purtroppo esiste, vuole contrastare il piano di Dio. Questa sera vogliamo vedere il maligno all'attacco. Abbiamo detto qualche cosa sulla sua persona, abbiamo detto qualche cosa sulla sua natura, qualche cosa sulla sua attività, ma io vi prego di leggere bene questo libro perché potrà servirvi di grande aiuto e perché ben delinea l'attività del maligno a nostro danno e indica anche a noi il modo di poterlo combattere per sottrarci al suo malefico influsso. Per un momento fissiamo Gesù nel deserto, perché dal modo come attacca Gesù, attacca anche noi. Noi che ripetiamo Gesù, siamo la umanità di Gesù. Attaccò il capo e attacca anche le membra, con la stessa tattica con cui attaccò il capo, attacca anche le membra. Nell'Apocalisse è detto che attaccò la donna, ma quando la donna fu sottratta, allora incominciò a far guerra alla sua progenie. Noi siamo la progenie della donna e il diavolo è in continuo attacco contro l'uomo, lo si voglia o non lo si voglia ammettere. Perché purtroppo oggi, a furia di dire che l'uomo è arbitro della sua vita, si nega l'influsso che egli subisce o da parte dello spirito divino o da parte dello spirito cattivo. La verità è che l'uomo è libero, ma la verità è che nel suo cammino è sotto l'influsso di due spiriti, dello spirito del bene, lo Spirito Santo, che porta dentro, e dello spirito cattivo che è fuori, ma che vuole entrare dentro. Col battesimo lo Spirito Santo caccia fuori lo spirito cattivo, cioè sottrae l'uomo all'influsso del maligno, per cui il cristiano è sotto l'influsso dello Spirito Santo, ma non per questo è sottratto all'influsso del maligno. Ieri in una catechesi ho sottolineato la vita filiale del cristiano che si impernia sulla triade santa, la fede, la speranza, la carità, ossia la vita divina che è stata innestata in noi. Per cui il cristiano è morto al peccato, è morto alla vita semplicemente umana,
ed è collocato in Cristo Gesù per vivere la vita divina. Però pur essendo in Cristo Gesù, pur vivendo la vita divina, il diavolo lo attacca. Come attaccò Gesù, così attacca anche noi. Come attacca Gesù? Per un momento guardiamo Gesù nel deserto. Le tre tentazioni. Il maligno si avvicina. E approfitta di quello che trova. È interessante questo. Approfitta della fame di Gesù. Dopo 40 giorni di digiuno, Gesù ha fame. Lo coglie nella sua fame e lo attacca. Comanda che queste pietre diventino pane. Poi, rintuzzato, lo arrovella e lo porta sul pinnacolo del Tempio. Gli fa vedere tutte le cose di questo mondo. Ma gli dice, buttati giù. Del resto, Dio ti salverà. E tutti vedranno che sei l'inviato di Dio. Tutti crederanno in te. Gesù rifiuta la proposta, lo rintuzza. E allora ecco, davanti ai suoi occhi, Gesù vede tutta la gloria del mondo. Il diavolo è capace di creare fantasmi, di creare visioni. E gli dice, tutto quello che vedi è mio. Ma io te lo do, purché tu mi riconosca, Signore. E allora Gesù lo caccia via e va fuori. Adorerai il Signore, Dio tuo soltanto. A noi non interessano sul momento le tre tentazioni di Gesù, ma interessano le tre tentazioni dell'uomo. Il maligno vede quello che è nell'uomo, il desiderio della felicità. Egli è il guardiano della soglia e ha tre maschere. Introduce l'uomo attraverso le tre concupiscenze. L'uomo crede di poter trovare la felicità o attraverso la concupiscenza della carne. Sarai felice se darai sfogo alla carne, ai tuoi desideri terreni. Sarai felice. E lo introduce per questa via, gli annebbia la mente, lo seduce, lo mette in grado così di percorrere questa strada, lo incoraggia, senza sapere che l'uomo per questa strada troverà la morte. Oppure propone l'altra maschera. La gloria, il successo, fatti avanti nella vita. Sarai grande se sarai il primo.
Se ti farai notare, avrai un posto nella società, sarai grande, tutti saranno ai tuoi piedi, si prostreranno davanti a te, sarai felice, sarai come Dio. Oppure gli dice: guarda quanto ben di Dio c'è in questo mondo, la ricchezza, quanta ricchezza, quanto denaro, quanti agi potrei avere. Per cui l'uomo è sedotto dalle tre concupiscenze: la superbia della vita, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi. E allora ecco il maligno come penetra nell'uomo attraverso le tre concupiscenze. Qui io vorrei introdurvi un po' nella via di Satana, quando penetra dentro di noi. Perché come lo Spirito Santo penetra dentro di noi e ci trasforma lentamente in Cristo, immettendo in noi i pensieri di Cristo, i sentimenti di Cristo, il cuore di Cristo, il modo di pensare, di sentire, di agire di Cristo, così anche il maligno penetra in noi. Anche se non penetra così con la sua presenza, ma col suo influsso, disturba le nostre facoltà e cerca di inoculare in noi i sentimenti della carne, i sentimenti del mondo. Per cui cerca in certa maniera di demonizzarci, di mondanizzarci, di carnalizzarci, per controbattere l'azione dello Spirito che fa dell'uomo carnale l'uomo spirituale, dell'uomo mondano l'uomo spirituale, dall'uomo semplicemente ragionevole l'uomo spirituale. Per cui abbiamo una doppia azione: l'azione dello Spirito di Dio che ci fa somigliare a Cristo e forma in noi il Cristo, e l'azione del maligno che ci vuole carnalizzare, mondanizzare, satanizzare. E questa è la lotta interiore tra il regno delle tenebre e il regno della luce. Questa è la penetrazione della luce dentro di noi e delle tenebre dentro di noi. Un'azione che ci sfugge, ma che è vera. Questa lenta penetrazione delle tenebre dentro di noi, del male dentro di noi. Qui bisogna adesso precisare che cosa può fare il maligno, non certamente quello che fa lo Spirito Santo, può fare lo spirito cattivo, perché i poteri sono limitati. Lo Spirito Santo è dentro di noi, lo spirito del male è fuori di noi, però può influenzarci, non può penetrare nell'intelligenza, cioè nell'anima, non può penetrare nell'anima, neanche può possedere la volontà dell'uomo, può condizionarla in altra maniera, neanche può possedere le intelligenze dell'uomo. Cioè,
La vita soprannaturale non può essere toccata dal maligno, non può entrare direttamente nella vita soprannaturale, perché è dominio dello spirito, però può indirettamente influenzare la vita soprannaturale, annebbiando attraverso l'immaginazione, la memoria, la nostra intelligenza, debilitando attraverso l'affettività e attraverso tanti altri attacchi al corpo, debilitare la nostra volontà. Per cui può dominarci attraverso l'indebolimento della nostra intelligenza, l'indebolimento della nostra volontà. Può usufruire della nostra inclinazione all'errore, della nostra inclinazione al male, per farci cadere nell'errore, farci cadere nel peccato. Può influire anche nel nostro corpo, perché ha un potere sulla materia, può influire sui nostri sensi, però questo influsso è sempre esteriore, almeno all'inizio. Per cui resta fermo che lo Spirito Santo è dentro di noi, almeno all'inizio, e lo spirito cattivo è fuori di noi all'inizio. Ma lo spirito cattivo può influenzare l'uomo, può far penetrare le tenebre, perché lui è tenebra, dentro l'uomo, per offuscare l'immagine di Dio, per rovinare il piano di Dio, per distruggere l'uomo. Perché a questo mira lo spirito cattivo: distruggere l'immagine di Dio nell'uomo, distruggere l'uomo, gloria di Dio. Vediamo adesso quali sono le fasi di penetrazione in questo attacco che il maligno esercita su di noi. Il primo attacco è la tentazione, è la prima fase. Esistono tre tentazioni: la tentazione, diciamo, carnale, umana, la tentazione mondana, la tentazione diabolica. Premettiamo che il maligno ha due grandi alleati: la carne, nemico che è dentro, il mondo, nemico che è fuori. Sono i due grandi alleati, e poi stesso, per cui abbiamo tre battaglie da sostenere: il bellum intestinum, bellum civile, bellum campestre, la battaglia intestina, la battaglia civile, la battaglia in campo aperto. Il nemico si serve della carne nella prima battaglia, nella guerra intestina, che si svolge dentro di noi, tra il bene e il male, tra la grazia e la virtù, cioè tra la grazia e il peccato, tra la vita e la morte. E allora abbiamo questa prima guerra. Si allea con la carne e attraverso la carne vuole rovinare l'uomo, impedendo la trasformazione dell'uomo carnale nell'uomo spirituale. Gli alleati sono i sette vizi capitali.
attraverso la superbia egli penetra nell'uomo, penetra attraverso la lussuria, attraverso l'ira, l'invidia, l'accidia, la gola, l'avarizia, l'ignavia. Sono i vizi capitali che sono come canali aperte e penetra nell'uomo, il quale sotto l'influsso del maligno partecipa così della superbia di Satana, viene inclinato al male lussurioso, si adira, diventa invidioso, goloso, avido, iracondo, odiante, ossia pieno di odio. Cioè il maligno gli comunica qualche cosa di sé. Nelle scritture il maligno è chiamato omicida, falsario, tenebra. E il maligno cerca di comunicare all'uomo questa lenta demonizzazione. A furia di cedere al maligno, l'uomo diventa sempre più cattivo. La cattiveria di Satana arriva a penetrare nell'uomo. L'uomo diventa sempre più cattivo. Man mano che cresce nella superbia, nella lussuria, nell'ira, nell'odio, nell'invidia, nell'ignavia, cade sotto il dominio del maligno, sotto l'influsso del maligno, e man mano viene sottratto all'influsso dello Spirito Santo. Per cui abbiamo questa lenta demonizzazione dell'uomo, che contrasta con la spiritualizzazione dell'uomo, con la cristianizzazione dell'uomo. Non è sullo stesso piano che noi poniamo la demonizzazione e la cristianizzazione dell'uomo, ma in realtà esiste. L'uomo diventa sempre più simile al demonio, pur restando uomo. Come diventa più simile a Cristo? Restando uomo. Però mentre la cristificazione è una costruzione dello Spirito Santo dentro di l'uomo, la demonizzazione è lo sfaldamento, è la rovina, è la demolizione dell'uomo stesso, che viene distrutto nella sua immagine divina, viene distrutto come creatura di Dio. Per cui avviene questa lenta distruzione dell'uomo. E un'opera a cui noi assistiamo giorno per giorno e di cui dobbiamo tener conto per evitare che il piano di Dio in noi sia distrutto e che ci troviamo quasi in mano al maligno senza accorgercene, pur restando persona libera, pur lasciando libera la grazia di Dio di riprenderci e di sottrarci alla forza del maligno. Comunque la prima fase è la tentazione. La tentazione che, come vi dicevo, è un attacco del maligno un po' diverso dalla tentazione carnale e dalla tentazione mondana. Sebbene anche attraverso la tentazione carnale e la tentazione mondana egli influisce nell'uomo, ma tante volte la tentazione è diretta, spetta all'uomo nel suo discernimento
e a chi guida l'uomo, per esempio al direttore spirituale, comprendere se una persona è sotto tentazione del maligno o semplicemente sotto tentazione umana, sotto tentazione mondana. Come si fa a distinguere una tentazione umana da una tentazione mondana e da una tentazione diabolica? In pratica è il maligno che sempre è vigilante e più delle volte ci tenta indirettamente attraverso la carne e attraverso il mondo, ma tante volte il suo attacco è diretto. Fa parte cioè di quel triplice bellum, ossia di quella triplice battaglia, la battaglia intestina, la battaglia civile, la battaglia campestre. Come si distingue una tentazione umana, mondana e diabolica? La tentazione umana ha una connessione tra causa ed effetto. Faccio un esempio. Tu sei affacciato ad una finestra e guardi per la strada. Sei un uomo, vedi una bella donna, senti qualche cosa in te, ti viene la tentazione. Subisci il fascino, hai la tentazione. Oppure tu passi davanti a una vetrina dove ci sono esposti dei dolci belli, croccanti, e tu hai la gola, ecco, ti viene la tentazione di guardare, di desiderare e anche eventualmente di prendere. C'è una connessione tra causa ed effetto. Tolta la causa, cessa l'effetto. Per cui tu, come vincerai la tentazione umana, la tentazione carnale? Beh, non guardare la vetrina, passa avanti. Tolta la causa, l'effetto diminuisce. Non guardare alla finestra, tirate dentro, che vai a guardare alla finestra quella donna. Ma io voglio vincere con la preghiera, perché è detto, è scritto che tu quando sei tentato devi pregare. Sì. E allora prendo la colonna in mano e comincio a dire Padre nostro, ma sempre continuo a guardare, Padre nostro, Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, guarda, non succede niente, quella preghiera non ti vale, non è quello il rimedio è togliere l'occasione. Oppure dice un Padre nostro a San Giuseppe, a Santa Caterina, e guarda sempre quella vetrina dove sono sporchi i dolci, Santa Caterina aiutami tu, Sant'Antonio aiutami tu. Questo è niente. Questa è tentazione umana che si vince togliendo l'occasione. Longe, dicevano gli antichi, longe, allontanati, cito presto, perciò cito e longe, quanto più è lontano, quanto più presto fai, tanto meglio è. Una tentazione mondana è più subdola, ha la caratteristica della seduzione. Tu vedi gli altri, vedi bene della terra, è una tentazione lenta, ma più penetrante, per cui tu sei sedotto dalle cose che vedi, dalle cose che senti. Sei turbato e cerchi di seguire quelle che il mondo ti propone, quelle che il mondo ti fa vedere.
è una tentazione mondana che ha carattere di seduzione, a lenta penetrazione, è più subdola, è più pericolosa, perché penetra dentro di te e poi quando te ne accorgi potrebbe essere anche troppo tardi, perché è tanta la seduzione depositata dentro di te che non fai più in tempo ad allontanarti. È una tentazione mondana. Anche lì c'è il maligno, perché è il principe di questo mondo, è il dominatore di questo mondo, e attraverso le strutture mondane e il peccato del mondo ci seduce. La tentazione diabolica invece è diversa, non ha connessione tra causa ed effetto, ha il carattere della irruzione, irrompe su di noi, senza una proporzione tra causa ed effetto. Non lo sai perché, ma all'improvviso ti viene questa tentazione. Se tu ti metti subito a pregare, oppure fai un atto di umiliazione, subito se ne va. È il segno che quella tentazione è diabolica, perché cede alla preghiera, cede a un atto di umiltà che richiama la soggezione a Dio. Io voglio obbedire a Dio. Dio vuole così. Oppure io prego, Signore, allontana da me la tentazione. La tentazione così diabolica cede. Ora, dobbiamo noi avere questo discernimento degli spiriti per vedere se siamo sotto tentazione, senza accorgercene. Se siamo sotto tentazione umana nell'agire, se siamo sotto tentazione mondana, se siamo sotto tentazione diabolica, oppure se siamo sotto l'influsso dello spirito nell'agire. Perché sotto l'influsso ci siamo sempre. Anche quando noi siamo liberi e crediamo di agire liberamente, sempre siamo sotto l'influsso, o di destra o di sinistra. Comunque, ho voluto fare un esempio. Il primo attacco è la tentazione. È dal di fuori che il maligno ci attacca, non penetra dentro. Rintuzzata la tentazione, tutto è a posto. Dice lo Spirito Santo, chi non è tentato, che cosa sa? Se sei in questo mondo, necessariamente deve essere tentato. Però il Signore con la tentazione dà anche l'aiuto per esistere. Nessuno è tentato al di sopra delle proprie forze. Questo è di fede. Lo dice la Scrittura. Per cui nessuno può dire la tentazione è superiore alla mia resistenza. È contro la Scrittura. Dio dà sempre la forza per poter resistere. E poi dobbiamo capire che siamo più forti di Lui se noi ci fidiamo dello Spirito che abbiamo, perché lo Spirito è dentro di noi, Lui è fuori di noi. Pregate ed Egli fuggirà da voi. La preghiera è la grande arma, come la grande arma è la parola di Dio. Con la parola di Dio e con la preghiera noi possiamo sconfiggere il maligno, possiamo rigettare ogni tentazione, come fece Gesù. Con la parola sconfisse il nemico, o come dice l'Apocalisse, egli lo trafisse con la spada della sua bocca, cioè la spada della bocca e la parola. Appellandoci a Dio, alla parola di Dio, o pregando il buon Dio, noi abbiamo un'arma sicura. Due armi, diciamo, sicure, con cui possiamo sconfiggere ogni tentazione del maligno. Andiamo adesso a un secondo attacco.
Questo è l'attacco personale, perché poi vedremo l'attacco così familiare, sociale e ecclesiale, perché il maligno attacca l'uomo, attacca la famiglia, attacca la società degli uomini, attacca la Chiesa. È sempre all'attacco. E noi subiamo la tentazione come individui, ma anche come membri di una famiglia, come membri della società civile, come membri della Chiesa. Però siamo sempre in fase personale, l'attacco personale. Una seconda forma di attacco è l'oppressione. Oppressione. Il nemico ci opprime. Avete mai provato l'oppressione? Vi sentite oppressi, annebbiati, di malumore? Ecco, bisogna avere il discernimento, le facoltà sue fatte, come dice la lettera agli ebrei, le facoltà assuefatte a saggiare ciò che è di Dio e ciò che è del maligno, il discernimento degli spiriti. Ecco l'oppressione, l'uomo è oppresso, non sa la causa dell'oppressione. L'oppressione che può durare tanto tempo, può dare luogo a depressioni, può mettere così a repentaglio la vita della persona, la vita spirituale. Oppure c'è un'altra forma di vessazione, persecuzione. Cos'è la vessazione? È vessare una persona, flagellarla, perseguitarla. Questo avviene tante volte. Siamo sotto vessazione del nemico. Una ne ferisce e una ne comincia. Catene e catenelle. E non cessa mai. Una famiglia che è continuamente vessata, messa a dura prova. Una persona che è messa a dura prova. Sono le vessazioni del maligno. Per cui abbiamo noi uno stato di oppressione, uno stato di vessazione continua. Qui i rimedi sono diversi, poi vedremo come si combatte il maligno. Fino a questo momento il nemico è sempre fuori, non ci ha scalfiti nelle nostre facoltà. Le facoltà nostre restano intatte. C'è stato l'attacco.